Diario, la finestra aperta di Lector in Fabula sul mondo. Pagine da sfogliare, parole che raccontano un anno. Welcome to Diario, a format of Lector in Fabula where we will let you look into the diaries of some of the people who visited the festival this year. 15 people on 15 events that have changed our way of looking at the world and signalizes where the world is heading. From Brexit to the launch of Pokemon Go, from the terror attacks in Nice and Normandy to the Burkini ban. Parole di guerra, parole dure, parole di pace, parole di speranza. This is one way of telling the story of 2016 so far. Buona visione a tutti. In December 2015, two killers killed 14 people in San Bernardino in California. And later on, the FBI revealed one of the killer's iPhone, an iPhone 5C. And it tried to force Apple to bypass the security system of this iPhone in order to get to the information that was stored on the phone. Apple resisted because it was in fear that this would open Pandora's box, which means it was afraid that the FBI would come any other day afterwards and ask for another iPhone to be cracked. So the FBI, after a month of legal battle, finally found an outside partner, as it was called, to crack and bypass the security system of Apple. And it's not publicly said, but obviously this costed $1 million. And it showed that there is obviously a strong intent by the FBI to get into that system. And on the other side, there's a company that resisted. And I would say the problem here is not the money, but especially this conflict and what it shows us. First of all, the FBI hasn't shared the security flaw or the vulnerability of this phone with anybody, not even with Apple. This means that there are still thousands or hundreds of thousands of phones out there that are still vulnerable and where criminals and other parties could use this security flaw in order to get on our phones. Secondly, there is a question that was hardly raised in this debate, and it is, can we trust Apple? Apple is a big company, one of the biggest companies in the world. And the FBI and the Department of Justice in the USA, they claimed that Apple has, or that the Chinese government demanded from Apple in the first half year of 2015 to open more than 4,000 iPhones, and Apple has done that in 75% of these cases. So the question is, can we trust Apple? And when does Apple work with governments and when doesn't it? And the only partners or the only parties who know if Apple cooperates with the governments is Apple and the government, in this case the Chinese government. And the third problem, and maybe the major problem, is the upcoming crypto war. What we're facing here is only the beginning, I think. And the FBI has, just a short time ago, said that it wants to expand its hacking capabilities. So it's going to invest millions of dollars in the next years in order to hack in everybody's devices. And the problem that we face here is that these devices, the number of devices, is growing extremely fast. By 2020, we will have more than 50 billion devices globally that are connected to the internet. And these devices are vulnerable, and the FBI will use the security flaws and the vulnerabilities to get on these devices. And this means every fridge, every car, every smartphone, whatever there is vulnerable and is open to the FBI if they want to and if they can, and they have shown that they can. And there is one man who knows this best, and this is FBI Director James Comey.
And he said not a long time ago that we should cover all our webcams as they do in the government offices. And the reason is, he said, that those who don't have the authority shouldn't get on your device. And I think this man really knows what he's talking about. How do you solve a difficult political problem? By pushing it away as far as possible from your gaze, so you can pretend that it's not there. That at least appears to be the European Union's approach. For a year now, the migration crisis has torn at the heart of the EU, creating political tensions between members and questioning the very possibility of freedom of movement within its borders. And that's the background to the deal the EU struck earlier this year with Turkey. Under the terms of the deal, every irregular migrant from Turkey to Greece will be sent back. And there's a one-for-one agreement by which for every Syrian refugee sent back to Turkey, one Syrian refugee will be resettled in Europe from a refugee camp in Turkey. Now, Donald Tusk called this deal historic. In fact, I think it's deeply immoral. Europe has a population of around 500 million and a per capita GDP of around $30,000. Turkey has a population of about 75 million and a per capita GDP a third of that of the EU's. If the arrival of a million migrants and refugees to Europe is a major imposition and the cause of a major crisis, how does the EU imagine that sending them all back to Turkey will not also be a major imposition? The deal's not historic. It follows a long historic pattern of the EU's migration policies. From the early 1990s, the EU has pursued what you might call a three-pronged strategy when it comes to migration. It's criminalised migrants, it's militarised border controls, and it's outsourced responsibility for migration to non-EU countries, pay millions of euros to countries, most notoriously Colonel Gaddafi's Libya, but also Morocco, more recently Eritrea, to act as border guards for Europe, effectively relocating Europe's borders to beyond Europe. Push the problem away, pretend it's not there. The numbers coming to Europe are indeed large, but let's put them in context. A million migrants in Europe constitutes about 0.2% of Europe's population, of the EU's population. Turkey, with a population a seventh of that of Europe, already is host to 3 million Syrian refugees. 20% of Lebanon's population are Syrian refugees. Iran, Pakistan, both hold a million refugees each. If they were to take Europe's attitude to migration, there really would be a migration crisis. And that's the most immoral aspect of the EU's policy. The poorest countries in the world already bear the greatest burden when it comes to migration, and the EU seems to want to continue that sense of the poorest countries taking major responsibility for this issue. And that's why I think the deal with Turkey, as the deals with Libya, with Morocco, with Eritrea, are a moral stain on the EU. Sono Marina Lalovic e sono una giornalista serba nata a Belgrado nel lontano 1981 in quello che fu Socialistička Federativna Repubblica Jugoslavia. Mi sono trasferita in Italia 16 anni fa, per l'esattezza 29 di settembre del 2000, soltanto 5 giorni prima della caduta di Slobodan Milošević, che avvenne nel 5 ottobre del 2000. Oggi siamo nel 2016 e gli anniversari sono ancora di più
importanti e cruciali per quanto concerne i Balcani. Quelli erano i miei anniversari personali, che però erano sempre in concomitanza con quello che succedeva nella politica del paese e che inevitabilmente ha influenzato anche le nostre scelte di vita. Quando dico le nostre, parlo della mia generazione, di quelli nati negli anni 80, che vengono spesso chiamati millennials. Cosa è successo quest'anno? Ci sono tre anniversari che purtroppo per quanto riguarda i Balcani sono sempre dolorosi e pericolosi. 24 di marzo del 2016, Radovan Karadžić, l'uomo che è stato condannato, che è stato prima accusato per i crimini della guerra in Bosnia e Herzegovina e soprattutto per quello che fu definito il peggior massacro, genocidio dalla seconda guerra mondiale, ovvero quello massacro di Srebrenica, è stato condannato dal Tribunale Internazionale dell'Aia a 40 anni di galera, che significa l'ergastolo visto la sua età. Lo stesso giorno, paradossalmente, e non si sa, molti parlano, i Balcani sono pieni dei complotti e delle teorie di complotti, il 24 di marzo di quest'anno 2016 Belgrado ricordava un altro anniversario, cioè un'altra data importante per questo anno, ovvero i 17 anni del bombardamento della NATO di Belgrado. Dunque una contraddizione in termini, una giustizia e anniversario di quello che noi ancora oggi definiamo come un'ingiustizia da parte di questo mondo occidentale oppure dell'Europa, dove andiamo comunque a mirare e che tutt'oggi non ha le alternative per quanto concerne il futuro. Ma ancora di più, un altro anniversario importante ricordare di quest'anno, ma non soltanto per quanto riguardano i Balcani, ma soprattutto l'Unione Europea. Parlo del 27 di giugno del 2016, ovvero dei 25 anni dall'inizio della guerra in ex Jugoslavia. Un anniversario che probabilmente nemmeno i Balcani hanno ricordato, perché il 25 di giugno era la data da ricordare, ovvero quando la più settentrionale delle repubbliche ex Jugoslave, ovvero la Slovenia, aveva dichiarato l'indipendenza. A Roma, lo stesso giorno, ho partecipato all'ambasciata croata alla celebrazione dei 25 anni dell'indipendenza della Croazia. Ma soltanto venerdì dello stesso anno, il 24 di giugno, è successo qualcosa che è cruciale per il futuro sia per quelli Balcani balcanizzati, ma anche per l'Europa che ha iniziato la propria balcanizzazione. Sto ovviamente riferendomi di Brexit. Dunque una contraddizione in termini di avere un Brexit soltanto tre giorni prima di un altro anniversario che in qualche maniera ha segnato un Brexit alla balcanica, quasi un capitolo, un primo preludio, diciamo, per quanto concerne invece quello che stiamo assistendo e la vita alla quale stiamo assistendo ora, ovvero quella di Brexit. Dunque, tutte queste date che io spero voi non abbiate ricordato, che io spero di dimenticare in futuro, ci devono ricordare soltanto un'unica cosa. Il Brexit e la balcanizzazione in Europa avviene mentre i Balcani si stanno europeizzando e che l'Europa non deve avere l'alternativa, perché soltanto uniti possiamo evitare quello che è stata la guerra che tornò in Europa, perché la guerra in Europa è tornata 25 anni fa. Non facciamola tornare di nuovo. Leaking has always been central to journalism, people telling journalists things they shouldn't. But in the last few decades, leaking has become much more organized. We've seen the leaking of material about the Vietnam War in the Pentagon Papers by Daniel Ellsberg to the New York Times. We saw the Watergate affair, where two reporters on the Washington Post, through leaks, got the story which in the end forced President Nixon to resign. More recently, we've seen Julian Assange WikiLeaks leaking documents from the American Diplomatic Service, and we've also seen Edward Snowden's huge leak from the National Security Agency. These have been extremely important. But the biggest leak,
both in terms of size and I think of importance, was of papers taken from a Panamanian law firm which dealt with clients, personal clients, individuals, corporations, even in some cases governments, which wished to evade taxes. Panama is a tax haven, and the firm, the law firm from which the documents were taken, was using its expertise to stop its clients, its many, many clients, from paying, in some cases, any tax at all, but at any rate, much less tax than they otherwise would pay. Millions of documents were released by someone who is still anonymous, who still believes that he may be in danger, he or she may be in danger if the name is revealed. But he gave the material, which he downloaded from the internet, he gave the material to a German daily newspaper, the Süddeutsche Zeitung, which then called in the consortium of investigative journalists based in New York. They took a year to go through these documents and used over 100 journalists all over the world to make sense of the documents, to check out their veracity with prime ministers, with corporation heads, with the people mentioned in the documents, until they had, and still have, a whole series of stories of important, usually wealthy people who were trying to avoid taxes. And I think that's important, the most important one, because it chimes in with what is now the case, that people all over the world, especially people, working people who don't make much money, who are worried about their income and about their expenditure, it chimes in with the worries they have and with the perception that the societies, the American society, the European societies, Russian society, South American, African, all over the world, there are very, very rich people, very often in positions of power, who not only have got huge sums of money at their disposal, but also are trying to evade the taxes which the citizens themselves have to pay. And it's that dichotomy between huge wealth and relative poverty, and the fact that the people with the huge wealth are increasing that wealth by evading taxes which the common man and woman has to pay, which gives the Panama Papers their huge importance and their political weight. The leaking culture will continue, partly because I think Panama Papers shows how powerful it can be. The Snowden documents were contested because many people thought and still think that they may have put people in danger. The WikiLeaks, as I said earlier, were interesting but not exactly world-shaking. The Panama Papers have the potential and carry with them the seeds of future leaks like this to rouse people who are angry with the enormous gap between rich and poor, and to perhaps lead to a greater crackdown on tax evasion and changes in the both in the law and in politics. Austria is a small world in which the big one holds its dress rehearsals. This is something that the playwright and poet Friedrich Hebbel noted already in the 18th century. Not since Kurt Waldheim was elected president in 1986 has an Austrian election received so much attention all over the world as when the country was to elect its president on the 22nd of May this year. Why this interest for a small Central European country? Well, obviously it was all about the possibility that Norbert Hofer, the candidate of the Freedom Party, could become the first right-wing populist head of state in a Western European democracy in a long, long time. And as opposed to 16 years ago, when the Freedom Party entered the Austrian government back in the year 2000, this time it will not be enough to just point the finger at what one thinks is an intrinsically right-wing and extremist nation that has not been able to deal with its unflattering past. No, this time, Austria is Europe,
or at least what Europe is about to become. However, just as interesting as the populist politics of memory on the surface is the underlying theme in this play, which is now being rehearsed in the Alpine Republic, namely the crisis of the established and traditionally dominant parties. In the first round of the Austrian presidential elections, the Social Democratic and Christian Democratic candidates received only around 20% of the vote. Together. That it was the former Green Party leader Alexander van der Bellen that in the end won the election, which was later annulled and will be repeated in December, that it was van der Bellen who received most votes doesn't change this at all. On the contrary, if he will be able to repeat his victory in December, or if Norbert Hofer wins, it will anyway be the first time in modern history that Austria will have a president who is neither a social democrat nor a Christian democrat. And that, ladies and gentlemen, that is a political earthquake in a country that has been characterized by so-called big coalitions and a large degree of common agreement across party lines. Today, Austria is a deeply divided country, just as Great Britain before and after the Brexit vote. Regardless of what you choose as the basis for your comparison, women versus men, blue collar versus white collar, urban city or rural countryside, everywhere opens up a chasm deeper and broader than the Zillertal in the Tyrolean Alps. If it would only have been the women who voted, then Alexander van der Bellen would have won a landslide victory. We are the new center, said Heinz Christian Strache, leader of the Freedom Party, after the elections on the 22nd of May. This must be interpreted as a battle cry ahead of the Austrian parliamentary elections 2018, when Strache wants to become the new chancellor. But is there still such a thing as a political center? This is the question the traditional centrist parties have to try to answer, and not only in Austria. If what we've seen in Austria on the 22nd of May was a European dress rehearsal, then it's certainly too early to write the final reviews. Next year, we'll see the presidential elections in France, and Marine Le Pen is bound to be ready for the premier. Come Madrid e Barcellona in Spagna, da poco meno di 100 giorni anche l'Italia ha due donne alla guida della capitale, Roma, e di quella che noi riteniamo la capitale operaia italiana, cioè Torino. Virginia Raggi ha 37 anni, è un'avvocata e ha un figlio ed è diventata sindaco di Roma, quasi doppiando in consensi, cioè ha preso quasi il doppio dei voti di Roberto Giachetti, il candidato del PD, il partito del premier Renzi. Chiara Appendino ha 31 anni, è un'economista laureata alla Bocconi, ha una figlia di pochi mesi, anzi ha iniziato la campagna elettorale in gravidanza, e ha avuto quasi 10 punti in più, il 54,5% dei voti, del sindaco uscente suo sfidante Piero Fassino, un uomo politico di lungo corso, di lunga esperienza, anche lui del PD. Entrambe sono del Movimento 5 Stelle, il movimento di Grillo. Entrambe sono di certo il segnale di un cambiamento, anche nel modo in cui il ruolo delle donne in politica è stato finora tradizionalmente vissuto in Italia. Quindi le cose cambiano, anzi le cose sono già cambiate. L'elezione delle due sindache, di due giovani donne alla guida di città così importanti, è nettamente, obiettivamente il segnale di un cambiamento. Tanto più importante in un paese in cui 20 anni di governo di Berlusconi ci avevano abituato al casting delle veline in politica. E queste non sono parole mie, ma parole di Veronica Lario, l'ex moglie dell'allora presidente del Consiglio, appunto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Però i cambiamenti non sono irreversibili.
cioè i cambiamenti si possono perdere, possono i diritti, in questo caso i diritti di parità acquisiti, possono regredire. Emma Bonino, una leader radicale che in Italia ha segnato proprio lo spartiacque della modernità e dei diritti, lo ripete spesso. Poi ci sono due domande ancora, secondo me, da porsi. Una è: basta essere donne per dare prova di buona politica? E l'altra: essere donne fa premio anche rispetto agli schieramenti di appartenenza? Ebbene, io non credo che sia così e penso che le due sindache sono chiamate alla prova, a mostrare la loro capacità di amministrare. E per Virginia Raggi, la prima cittadina di Roma in particolare, la prova è particolarmente difficile. Ha davanti una strada accidentata e scoscesa, perché Roma è sotto inchiesta per mafia capitale. Ha davanti due grandi emergenze, quella dei rifiuti e dei trasporti, una giunta molto fragile e il suo movimento politico romano si è mostrato particolarmente litigioso. Infine, ultima ma non meno importante questione, il pregiudizio. Il pregiudizio ha una sua grande consistenza e si muove quasi per forza di inerzia. Quindi rompere il pregiudizio nei confronti del rapporto tra donne e politica, rendendo il cambiamento diffuso e veramente bene pubblico di tutti, è secondo me estremamente difficile ed è una cosa su cui lavorare tanto. You asked me to talk about Brexit today. I'm going to give you 10 things you should know about Brexit. Single words that you can remember. It was all an accident. It was never meant to happen this way. The result, nobody was prepared for. David Cameron was doing this referendum to save his own party. In the end, he did a disaster. He has not saved his party. Britain is totally and completely unprepared. That's the third word you remember for what happened. We are travelling blind. That is the fourth word. No European member has ever done this before. There is no path, there is no plan. Unpredictable. How did it all happen? Well, lies, and propaganda, I'm sorry to say, on the part of the Leave people, and a campaign of pathetic weakness on the Remain side. More important, one thing decided it. Not the economy, oh no. One issue alone decided the result, and it was migration. Not only did the Leave Party tell their lies, I'm sorry to say that the British media totally betrayed its public by repeating the lies and repeating the propaganda universally. So, migration is the word you have to remember. What will be the effect on Europe? Already you're seeing the Visegrad countries saying, great, we now have an excuse to leave. So remember that, it's not a good result for Europe either. I think the main feeling everywhere throughout Europe, including in Britain, don't forget that, is shock. It was not meant to be this way. And, of course, Britain is going to stand alone. It has a very peculiar sense of history that we, the British, have always stood alone. We stood alone in war, we stood alone in the past. We will do it again. The world has changed. It is a big mistake. So there's your 10 words, and I leave you with one question. What's actually going to happen now? I leave that to you. The 14th of July is the day of is a national day in France, and on that day people gather everywhere in the country to have a feast with fireworks and so on. And on that very special day, a man in Nizza killed over 80 people in a most cruel way,
And a few days after, during the summer, a Catholic priest was killed in his church by two men who were acting for ISIS. This was the third wave of terrorist attacks in France. Did this even change anything to the country? I see three things that have really changed for France. The first one is that it was the end of the political consensus about the way to fight terrorism. When we had the first attacks on Charlie Hebdo, the reaction of the political world was unanimous. We had to face together and have no political division. This summer, this thing ended because the political conflict was very hard in the days after this late attack. That's one thing. We are not able anymore to say that we have a common reaction on this matter. The second point is that it was an attack, the first really religious attack against a Catholic priest, so the target was a religious symbol. And for the first time also the Catholic Church and the Muslim representatives had to react together. And what they did is that they made a statement inviting Muslims to get to the church on the next Sunday to have common prayer with Catholics. And that's what they did. It was really an interesting thing. The third thing that changed really is that it was the end of any political debate about the state of emergency. Because we had new laws in France to try to fight terrorism, and these new laws are, we don't know if they are in fact effective, but for sure they are very different from the usual laws and the French tradition of action. And unfortunately, it's now very difficult to have a debate on the effect of this decision. Now, will there be any political consequence of these terrorist attacks? I think it's too early to know. We'll have presidential election in around 6 months. Of course, it's very difficult for the French president because his outcome is not good with terrorism. But at the same time, people have the feeling that anybody else would have the same problems answering this this challenge. So it's a bit too early to say if there will be any political consequences. Una delle grandi novità tech di quest'anno è stato il lancio dell'applicazione Pokémon Go il 16 luglio. Pokémon, come i piccoli Pocket Monster, i piccoli mostri da tasca che avevano fatto la fortuna del Game Boy di Nintendo negli anni 90. Go, come andare. L'esortazione a uscire, ad andare, non è casuale, perché Pokémon Go è un'applicazione che una volta scaricata non bisogna limitarsi a giocare sullo smartphone, bisogna uscire di casa, scoprire luoghi fisici intorno a noi e andare alla ricerca di Pokémon da catturare nella realtà che ci circonda. Se quest'estate avete visto delle persone bloccarsi improvvisamente, guardarsi un po' intorno, poi fare un piccolo sorriso soddisfatto e ricominciare a camminare, beh, è molto probabile che avessero appena trovato e catturato un piccolo Pokémon. Funziona infatti sul sistema GPS e se piace è perché fa leva su da un lato la passione delle persone per i giochi di ruolo, dall'altro la mania del collezionismo e poi anche sull'effetto nostalgia, perché negli anni 90 i millennials ci giocavano già con i Pokémon. Su questo ha fatto leva Nintendo per il lancio del gioco, che è stato sviluppato dalla startup fuoriuscita da Google Niantic Labs. Se molte persone la scaricano è anche perché questa applicazione è gratuita. Però è basata su un modello freemium. Più si vuole catturare Pokémon, avere una scuderia larga di Pokémon anche molto forti, sarebbe più bisogna pagare, nel senso si può benissimo giocare senza pagare, però se si paga è più facile avanzare in fretta nel gioco.
Perché mai le persone dovrebbero pagare per avere più Pokémon? Beh, perché l'applicazione genera addizione. E questo non è per forza un male, al contrario, perché l'applicazione spinge le persone non solo a uscire di casa, a esplorare la realtà che le circonda, ma anche e soprattutto a camminare, perché per andare a scoprire Pokémon uno deve andare in giro. E camminano tanto i giocatori di Pokémon Go, e questo fa bene alla salute, tant'è che molti analisti, ma anche medici e istituzioni, hanno fatto i complimenti a questo gioco, perché comunque fa del bene alle persone, perché comunque più si cammina, più fa bene camminare, fa bene alla salute. Ed è un po' il contrario delle accuse che venivano mosse ai videogame negli anni 90, perché si diceva che i videogame tendevano a far rinchiudere gli adolescenti nelle loro camere. Adesso Pokémon Go li fa uscire dalla camera, perché appunto lo scopo del gioco è proprio questo: uscire, camminare, cercare i Pokémon e catturarli. Però ci sono due però. Il primo però è che dopo il boom di luglio il download ha iniziato a rallentare, pare che Pokémon Go abbia anche perso molti utenti. Il secondo però riguarda il fatto che hanno iniziato a uscire i primi dispositivi che aiutano la caccia ai Pokémon. Il primo è uscito proprio a settembre e si chiama Pokémon Go Plus ed è un braccialetto elettronico che aiuta a catturare i Pokémon senza nemmeno dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca. Che per caso stia vincendo la pigrizia? È importante che il loro papà sia un femminista, perché questo adesso loro si aspetteranno da ogni uomo. Queste parole le ha dette, anzi le ha scritte Barack Obama, e mi sembrano il miglior commento possibile all'evento di quest'anno, forse di questo inizio secolo, la candidatura di Hillary Clinton alla Casa Bianca, la corsa della prima donna per la Casa Bianca, il primo presidente nero che esce dalla Casa Bianca facendo un bilancio non solo e non tanto di quello che lui ha fatto, ma anche di questi anni come padre, e si dice femminista. Barack Obama è femminista. Una parola che da noi in Italia è un marchio del passato, invece negli Stati Uniti evidentemente no. Io penso che la carica simbolica del possibile avvento della prima donna alla Casa Bianca non l'abbiamo ancora ben capita. Ci siamo un po' abituati a questo refrain, la prima donna alla Casa Bianca. La prima donna alla presidenza del paese più potente del mondo ha una carica simbolica importante. In quello stesso articolo su intervista sulla rivista Glamour, Barack Obama dice: dai 100 anni in qua, da quando le donne hanno conquistato il voto, tanta strada è stata fatta, tanta strada resta ancora da fare. Quella che resta ancora da fare è molto dentro di noi, ed è nella lotta agli stereotipi e ai condizionamenti culturali e ai possibili colpi di coda del passato. Ecco, il simbolo di una donna che diventa presidente degli Stati Uniti d'America è proprio un aiuto per questa strada che resta da fare dentro di noi. Va detto però che a fianco a questo noi ci siamo un po', prima dicevo, sembra un po' banalizzata questa corsa di Hillary Clinton a Casa Bianca. Sembra che la vera rottura non è la donna che rompe il soffitto di cristallo più forte del mondo, ma la vera rottura è nella candidatura del suo rivale, di Donald Trump, che si propone come l'uomo dell'anti-establishment, oltre che con una fortissima componente di maschilismo. La campagna elettorale è stata assai misogina, con sottolineature continue della debolezza di questa candidata. Non solo, il rivale di Hillary Clinton alla Casa Bianca si propone anche come l'uomo che viene dal basso, che non è parte di quell'establishment. E Hillary Clinton infatti non è da questo punto di vista una candidatura di rottura, tant'è che nella corsa delle primarie le ragazze più giovani, più rivoluzionarie, le hanno preferito il vecchio bianco Bernie Sanders, portatore di un messaggio più radicale. Le donne non sono necessariamente le più radicali, è radicale il simbolo dell'arrivo di una donna alla Casa Bianca, ma le donne, la prima donna che ha rotto un soffitto importante è Margaret Thatcher, quindi l'artefice della rivoluzione liberista.
Però c'è qualcosa di diverso, un'altra novità che la eventuale vittoria di Hillary Clinton può portare è che in un momento di tale reazione alla politica e all'establishment da far rendere popolare un messaggio che è contro le competenze quasi, contro il saper fare, contro il professionismo della politica, Hillary Clinton, come tutte le donne che si sono dovute fare strada, ha dovuto dimostrare di essere più brava, non brava, più brava, quindi è molto competente. E quindi una sua vittoria dopo quello che è successo in Europa, dopo l'ondata populista ovunque, dopo l'ondata di quella che è stata definita un po' l'era della politica delle bugie, una sua vittoria sarebbe anche il primo segnale che la competenza paga. Non è poco, secondo me, come contributo che le donne possono portare alla politica. Chi potrebbe avere pensato che il Burkini quest'estate fosse stato un tema da discutere a livello mondiale? Il Burkini è questo vestimento che dovrebbe essere un bikini, ma che è piuttosto una burka. E il dibattito su questo è stato fumoso, è stato molto difficile da capire dalla confusione esistente dall'inizio sulla maniera in quale si poteva trattare questo problema. Dopo incidenti di Nizza, dopo il terrore da tantissimi attentati fatti da musulmani estremisti e potrei dire aggiungere anche di tendenza salafista e wahabita. E quindi da una parte abbiamo visto quelli che erano contro essere messi in una specie di pacco che sarebbe i laici estremisti, i xenofobi, islamofobi e tutte queste persone che non accettano la differenza. Dall'altra parte sarebbero i buoni, cioè quelli che pensano che i diritti dell'uomo, che la libertà di pensiero e di espressione religiosa permette assolutamente tutto, particolarmente di trattare le donne in un certo modo. Perché effettivamente nessuno ha provato di pensare esattamente a quello che voleva dire questo proselitismo vestimentario. Perché è un proselitismo vestimentario. Per il momento l'Islam wahabito, non parlo di tutto l'Islam, ma almeno questo, molto diffuso nelle moschee francese, belghe, eccetera, perché gli imam sono pagati dall'Arabia Saudita, hanno fatto un proselitismo estremo per provare di obbligare, diciamo, le donne ad essere trattate nella maniera in cui la vedono. Cioè, una persona impura, una persona pericolosa che se si fa vedere può suscitare dagli uomini una specie di istinto cattivo, diciamo, un istinto sessuale, cioè vedendo una donna nuda o seminuda o vestita in una maniera occidentale, viene subito all'uomo musulmano l'istinto di aggredirla, di scopparla, di violentarla. Cioè la donna è considerata come un animale e quindi si deve proteggere gli uomini della donna e si deve riservare una donna al suo ruolo a casa di riproduzione e educazione dei bambini e a un uso sessuale esclusivo. Non solo dal marito, ma anche sotto la dominazione dello zio, del figlio, eccetera, eccetera. E quindi questa visione della donna è una visione talmente riduttrice, talmente inaccettabile. Vuol dire che la donna non ha neanche una libido, perché la donna quando vede un uomo non dovrebbe neanche avere una reazione. E quindi questo è un elemento terribilmente distruttivo di quello che è la donna, cioè una persona che deve essere rispettata non perché ha un sesso, ma perché è una persona con intelligenza, con capacità di costruire, con capacità di libertà, con capacità di fare tutto quello che fa l'uomo, una persona, in fondo.
27 agosto si sono riuniti nel portaerei Garibaldi i tre leader dei maggiori paesi dell'Unione Europea dopo la Brexit, Italia, Francia e Germania. È stata una riunione di alto significato simbolico perché in realtà il luogo fisico a cui si è reso omaggio ai padri dell'Europa era quello di Ventotene, vale a dire il carcere dove Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi sono stati rinchiusi e dove hanno redatto il manifesto che è ancora oggi il vero grande manifesto per un'Europa federale. Questa è stata una delle iniziative politicamente nella politica estera italiana più significative della... Questa è stata una delle iniziative di politica estera europea più significative del governo italiano, perché ha posto l'accento sulla necessità di una ever closer union, cioè di una unione europea più stretta tra i tre paesi che sono all'origine della costruzione europea, che già nel 1950 aderirono alla proposta di Schuman. In questo modo l'Italia può giocare finalmente un ruolo diverso da quello di vagone che ha avuto nel corso di molti anni, ed essere quindi un paese trainante per un progetto diverso rispetto a quello che è stato fin qui compiuto, cioè un progetto europeo di piccoli passi, di tentennamenti, di marce indietro, di ritorno del ruolo preminente dei governi rispetto invece a un'agenda che deve essere sempre più federale, cioè sempre più di devoluzione di poteri a organismi sovranazionali. Il Presidente del Consiglio ha una visione di carattere federalista, tutto sommato, non lo dice in maniera molto esplicita perché sarebbe oggetto di molte critiche a livello internazionale, ma la sua agenda è chiaramente impostata su quella famosa espressione della ever closer union, che è e deve rimanere all'interno della Costituzione Europea e che è stata in effetti una delle ragioni per cui la Gran Bretagna è uscita, proprio perché non voleva più saperne. Ma grazie all'uscita della Gran Bretagna l'Italia ha un'opportunità di giocare un ruolo più rilevante. Questo è un primo passo significativo perché ha anche una forte valenza simbolica e i simboli in politica contano tanto quanto le azioni. È quindi auspicabile che il governo italiano prosegua lungo questa strada. Well, I don't personally, I don't think that the rise of the AfD at the recent regional elections in Mecklenburg-Vorpommern really means the end of the reign of Angela Merkel in Germany. What I think is that the rise of AfD, which of course is a serious phenomenon and something that will last in German politics, will just make party politics and coalition building in Germany a little bit more complicated. We have already five parties in parliament, we will have a sixth one, which can take a considerable part of the electorate in some areas of Germany. And then building a stable government coalition just will become a little bit more complicated. I don't think that the rise of AfD is only due to the so-called refugee crisis of the last year. Definitely that has been a factor that has been giving an additional dynamic to the rise of AfD. But AfD is a bit older phenomenon and its roots and its first appearance is linked to the euro crisis and the financial crisis. It has been at its beginning been something like a middle class protest party against the euro rescue politics of the European Union and the German government. It has been led by university academics, by trained economists. There are figures which come from the very heart of the German political elite, like the former head of the German Industrial Association, Mr. Henkel. So it's not a classical protest party of people who feel left out. It's something that comes right out of the middle class of Germany. There are people who think that the EU integration policy, the euro policy, are not in the best interest of Germany. And these are people that are similar to those that have
decades ago in other countries like in Denmark created right-wing populist parties. It's tax protest, it's protest against a political system that is seen as being wasting resources of the country and not being efficient. That's part of the roots of AfD, and in that sense it's just a normal development of the German political party system. Germany becomes a country like its neighboring countries. We may not forget that we have strong right-wing so-called populist parties in almost all of our neighboring countries, at least those who are similar in socio-economic development to Germany, like Denmark, like the Netherlands, like Austria, like Switzerland, and of course like France with Le Front National. So I think it's just a process of normalization. And because it is a process of normalization, we should reckon that AfD is something which will stay in the political landscape of Germany. That's not a party that's going to disappear quickly. There is demand for that kind of politics in the German society, and this demand is expressed by this new party. And so in this sense, it's a third wave of, for the third time, that the German political party system changes. We have seen changes in the 70s with the rise of the Greens. We've seen changes in the 2000s when Die Linke came into parliament expressing some social unease with the reform politics of the right-wing government. And now we have a third wave and the party system changes again. But that's how it is in democracy. This what party systems are meant for, to change and to adapt to what society wishes to have expressed in the political system. It's not more and not less than that. Il 9 ottobre scorso i leader dei paesi mediterranei, su invito del primo ministro greco Tsipras, si sono incontrati ad Atene per discutere di problemi comuni dei paesi, e con una particolare enfasi sulla occupazione, sui problemi della crescita, occupazione e delle migrazioni. È stato un incontro importante sul piano segnaletico, nel senso che questi paesi hanno voluto segnalare ai loro partner europei il disagio che vivono da tempo per una sorta di crisi infinita, una crisi economica che non sembra demordere, e anche per la preoccupazione principale derivante da una incapacità, ancora insufficienza, sicuramente inadeguatezza nel gestire i flussi migratori. È stato un incontro importante dal punto di vista segnaletico, ma molto controverso dal punto di vista del metodo, perché cosa abbiamo? Abbiamo un altro gruppo di paesi che tende a creare una frazione all'interno dell'Unione e un po' per far avanzare la sua agenda. Non è la prima volta che accade, si parla già di un gruppo di Visegrad, e penso al discorso che ha fatto il presidente Juncker sullo stato dell'Unione, che lanciava un grido d'allarme perché mai come ora queste tendenze a formare coalizioni parziali e a vedere soltanto dal proprio punto di vista le priorità dell'Europa rischiano di portare a divisioni che non ci aiutano a risolvere i nostri problemi. Quindi dal punto di vista dell'opportunità e del metodo è importante capire che questi incontri devono trovare una legittimi, perché è legittimo individuare e approfondire i propri problemi, ma devono trovare uno sbocco che sia nel dialogo, nella costruzione dell'Unione e nella compensazione di interessi, problemi e difficoltà diverse, che non è imponendo la propria agenda agli altri che si arriverà a soluzioni condivise. Le vignette di Charlie Hebdo che hanno fatto seguito al terremoto di Amatrice mi hanno spinto a farmi una domanda: c'è ancora spazio nella nostra cultura, nella nostra società, per la blasfemia e per l'oltraggio, la rottura dei tabù, la dissacrazione?
Io credo che questo spazio ci debba essere, credo che si possa in maniera legittima essere blasfemi, essere dissacranti, anche quando questo tocca ciò che per noi è sacro, ciò che per noi può essere sacro come la sacralità della vita umana. Credo questo perché credo che sia altrettanto legittimo il diritto di ridere della morte, di ridere di ciò che è sacro per altri, di ridere delle religioni, di ridere di tutto ciò che è tabù, del sesso, del potere, della morte nostra e della morte altrui e anche dei disastri più terribili. Ciononostante, credo che quelle vignette siano state un danno, un oltraggio, perché sono state portate fuori dal loro contesto. Credo che ci sia un diritto di diffondere pornografia, blasfemia, oltraggio. Credo però che ci sia un grosso danno quando noi prendiamo la blasfemia e la portiamo in chiesa. Quando noi prendiamo la pornografia e la portiamo in un ambiente dove può essere di fastidio, di disturbo o di danno, quando prendiamo l'oltraggio è amplificato non da Charlie Hebdo, non dalla rivista, ma dalla televisione, dalla radio, dal nostro chiacchierare, dal nostro gonfiare mediaticamente quell'episodio di oltraggio, si crea un danno, perché noi siamo andati in edicola, abbiamo trovato una rivista pornografica e anziché lasciarla al posto suo, dove ha tutto il diritto di stare, l'abbiamo voluta mostrare in chiesa, abbiamo voluto consapevolmente o inconsapevolmente creare oltraggio, creare scandalo, creare un caso mediatico. E quindi mi chiedo se il danno alle vittime del terremoto è stato fatto quando si è pubblicata una vignetta su un giornale che l'ha definita lui per primo impubblicabile, o quando quella vignetta è stata presa da noi, ingigantita, gonfiata, messa sotto il riflettore e sbattuta in faccia alle vittime del terremoto. Mi chiedo anche, come ultima domanda, se ci sarà un danno quando la denuncia che è stata fatta contro questa che io considero un'espressione legittima svanirà nel nulla, come è molto probabile che accada. Ci sarà un'ulteriore umiliazione alle vittime del terremoto, ci sarà un ulteriore fastidio, ci potranno essere ulteriori sofferenze solo perché non abbiamo saputo lasciare la satira, l'oltraggio, la blasfemia, la trasgressione, la rottura dei tabù nel posto che le compete in una società laica, che è quello di una rivista satirica nello scaffale delle riviste delle nostre edicole e librerie.